un autista di Pullman, Francesca. Mi chiamo Francesca, ho 38 anni e sono un autista di auto. Mi chiamo Francesca, ho 38 anni e sono autista di autobus. Faccio questo mestiere da 9 anni. Prima di allora lavoravo nell'ambito della ristorazione. Non avevo mai guidato mezzi pesanti e non avevo nemmeno una particolare propensione, passione per la guida della macchina. Volevo però fortemente un lavoro sicuro. Sentivo l'esigenza di un lavoro full time, nel quale non ci fossero ore pagate fuori dalla busta a cifre orarie inferiori. Desideravo un lavoro che mi consentisse di potermi mantenere da sola. Queste riflessioni mi hanno portato a provare a fare un lavoro che nell'immaginario collettivo viene considerato ancora maschile. Come sapete, le battute e i proverbi sulle donne alla guida non si contano sulle spalle e io sono un autista con i miei colleghi. Il lavoro non è maschile, l'ambiente nel quale sono stata catapultata sì però. I miei colleghi, o almeno una buona parte di essi, non erano abituati a rapportarsi con le colleghe donne e sono arrivate decine solo nell'ultimo decennio. Alcuni ci hanno guardato con occhio di riguardo, ma altri non ci consideravano degne di fare questo mestiere. È ancora un lavoro che fa sorridere se fatto da una donna. Qualcuno dice con convinzione che le donne guidino meglio, forse, che siano più precise o più gentili. In realtà non è così. Un buon lavoratore non ha genere. Le donne che guidano rappresentano ancora una minoranza. Nell'azienda nella quale lavoro, ad esempio, siamo appena un 10% del personale viaggiante. Questo però non ci impedisce di chiedere l'avvio di percorsi di confronto differenziati per genere, in ambiti quali, per esempio, i tipi di malattia professionale, che colpiscono diversamente la lavoratrice ed il lavoratore, oppure sul tema degli infortuni, nei quali spesso incorriamo. È indispensabile rivolgere una particolare attenzione alle lavoratrici che, come dicevo, in un contesto ancora prevalentemente maschile presentano esigenze e problematiche diverse rispetto a quelle degli uomini. Non sono molte le ricerche e gli studi a livello europeo e italiano sulla salute dei lavoratori nel campo del trasporto urbano e quelle che esistono rischiano di concedere il rischio per la salute delle donne e deve tenere maggiormente conto delle problematiche che la donna lavoratrice spesso rincontra. Nel corso di un incontro con la locale consigliere parità abbiamo segnalato la grave problematica delle aggressioni subite in servizio anche da parte degli utenti ed evidenziato la necessità, oltre che di strumenti atti a prevenire le aggressioni, di sollecitare l'azienda con convenzioni con le ASL per fornire un supporto psicologico alle vittime di aggressione. Ogni tanto provo ad immaginarmi alle prese con gli orari d'ingresso di una scuola elementare di un mio ipotetico figlio, oppure con le esigenze di cura dei genitori, magari diventati anziani. Per ora ho davanti l'esperienza di colleghe che non sono riuscite a portare a termine la gravidanza, chissà se per colpa delle vibrazioni della macchina. Oppure ho l'esperienza di colleghe trafelate che non possono fare altro che rassegnarsi al ricovero del genitore anziano alla residenza. Altre volte provo a pensare se e come saranno le mie giornate quando andrò in pensione e lì tutto si complica e diventa indefinito. Premetto che il mio lavoro è trasportare persone, viaggiare su strade percorse a persone, strade trafficate al limite degli ingorghi. La responsabilità, il senso del dovere, i riflessi devono essere prontissimi. Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono il nostro lavoro. Probabilmente anche per questi motivi il governo ha inserito la nostra categoria tra lavoratori usuranti, con la possibilità di raggiungere i requisiti pensionistici con l'età anagrafica di 61 anni e 7 mesi, con però 35 anni almeno.